Buongiorno, stamattina io ho il doveroso compito di tracciare un atto di memoria recente e collettiva da parte e per conto del Comitato Nazionale Promotore. Lo scorso 26 maggio siamo usciti dall'Assemblea Nazionale con un documento condiviso che definiva il percorso costituente di LeU, di Liberi Uguali, quale partito, con relative tappe concrete. È stato così costituito un Comitato Promotore Nazionale per portare avanti questo compito, spianare la strada di tale percorso. 36 persone si sono riunite, ognuna portatrice di un diverso percorso, età, profili, anche competenze e storie politiche diverse. Un gruppo di persone che non si conoscevano e che è bene ricordarlo, senza precise indicazioni, supporti o strumenti, si è messa al lavoro da luglio a oggi per cercare di far sintesi anche tra esperienze non condivise. Con una convinzione però chiara, l'urgenza di ricostruire o addirittura costruire una comunità, un pensiero politico comune, una maniera per praticarlo, per farlo camminare sulle gambe e sulle spalle delle persone. Quel pensiero che tutti qui stanno cercando e chiamando a gran voce, il pensiero di sinistra, laico, aperto. Quel gruppo di persone voleva una comunità capace di farsi carico di quell'oltre milione di persone che ci aveva votato a marzo e capace anche di analizzare il pesante fallimento elettorale, pronta ad ascoltare soprattutto chi ci aveva abbandonato da quel marzo. Sin dal primo incontro, il 7 luglio, è stato chiaro a tutti del Comitato che tale comitato fosse il luogo della riflessione, dello scambio, del fare e del sentire, e all'interno del CPN, Comitato Promotore Nazionale, era chiaro a tutti noi che non ci fosse tempo, altro tempo da perdere e che forte fosse l'urgenza di molti di riempire questo spazio vuoto, vacuo. In Italia occorre un partito di sinistra che non c'è attualmente, che mettesse la persona al centro, da promuovere in ogni suo aspetto, in ogni suo diritto, in ogni sua dignità sociale. Da subito il Comitato è stato questo luogo di discussione aperta, del confronto e dello scambio, della sintesi su temi cari a tutti noi, quelli che tutti i giorni ci raccontiamo, il lavoro, il welfare, l'accoglienza. E tante sono state le riflessioni su che cosa dovesse essere Liberi Uguali, per che cosa dovesse essere, quali potessero essere i metodi democratici atti a garantire la partecipazione inclusiva. Sono state prodotte proposte concrete e approfondimenti tematici, ma soprattutto all'interno del Comitato si sono verificate che le condizioni per creare Liberi Uguali, per creare Liberi Uguali e dar vita a Liberi Uguali erano forti, presenti e che i punti in comune erano sicuramente maggiori delle differenze d'opinioni. Il percorso tuttavia non prendeva il ritmo giusto, si percepiva che a livello nazionale c'erano, fra virgolette ve l'ho messi, alcuni nodi politici da chiarire o da sciogliere tra i dirigenti, chiusi il più delle volte in stanze, e questo ha rallentato tutto. Da allora l'impasse, interrotto il lavoro del Comitato Nazionale, messo in stand-by, interrotto il confronto, finito di ascoltarci, ci siamo ritirati nelle assemblee di partenza. Abbiamo fatto come gamberi, passi all'indietro, creando un cortocircuito perché nel frattempo sui territori si erano costituiti e organizzati i comitati nel silenzio generale. Fin tanto da mettersi in rete, fin tanto da autoconvocarsi ed autoconvocarci fino ad oggi. Oggi siamo qui. Il Comitato Promotore Nazionale ha un documento, un lavoro di oltre 100 pagine, consultabile sul sito di Liberi Uguali, che racchiude i tanti contributi tematici elaborati, pensati e che avrebbe dovuto essere l'inizio. Quello spazio, quel terreno appena arato per definire la nostra identità e che avremmo voluto fosse il punto di partenza per presentare, discutere, arricchire e mandare nelle tante assemblee da organizzare sui territori che avrebbero poi condotto all'Assemblea Costituente. Io vorrei ripartire da lì. In questo forse modesto, migliorabile sicuramente e anche non del tutto condivisibile documento del Comitato, c'è la scintilla di Liberi Uguali e lì si attesta che ci sono tutte le condizioni per andare avanti, ci sono, è a disposizione di tutti voi. Oggi siamo qui, chiamati dai comitati che, esasperati da questo blocco, dalla scelta di non scegliere, hanno deciso di riunirci e per questo grande sforzo li ringrazio di cuore. E allora vi dico che non ci potete negare LeU, non ce lo potete più negare, perché siamo in tanti, oggi siamo tanti e sono tanti
E sono tanti i valori che ci legano, basta leggere il manifesto di Pietro Grasso. E poi vi dico anche che l'EU esiste già, non ce lo potete negare, esiste nel lavoro che ha fatto il comitato in questi mesi, esiste nell'energia dei comitati che dal basso ci hanno permesso di riunirci, esiste nella voglia di opporci alla virata destrorsa di un governo che ogni giorno ci sottrae pezzi di diritti. Liberi Uguali esiste nei 18 parlamentari eletti il 4 marzo, ricordiamocelo bene. Il singolo ha due occhi, un partito ne ha 1000, ha raccontato qualcuno, e qui oggi ci sono oltre 1000 occhi, oggi qui c'è Liberi Uguali, per questo vi chiedo ora, e questo ve lo chiedo a nome mio, di sbloccare il percorso di costituzione del partito e a partire dal nostro lavoro del comitato dare subito vita all'assemblea costitutiva, che regali poi l'avvio del congresso fondativo. Congresso fondativo che non dovrà mirare all'autoconservazione dei gruppi dirigenti di questo o di quel frammento. Ma crei lo spazio per sciogliere quei nodi e che faccia convergere il maggior numero di forze disponibili nel paese. Apriamoci alla società civile, al sindacato, all'associazionismo, a tutti coloro che hanno una visione. Noi abbiamo una visione del paese e per questo è necessario Liberi Uguali. Superiamo i pregiudizi emersi fino a qui e accettiamo il libero confronto in assemblea. Concludo, ancora avrei avuto bisogno di qualche minuto, però io sento forte il bisogno di avere uno spazio in cui i miei valori, i vostri valori possano trovare una casa. Allontaniamoci dai pregiudizi e davvero creiamo un partito di sinistra, perché un partito è una democrazia che si organizza e io non ho paura di una democrazia che si organizza. Vi lascio con una frase di Gianni Rodari che stamattina gli amici delle scuole popolari di Milano mi hanno mandato sapendo che avrei parlato. Gianni Rodari ci diceva: dobbiamo imparare a fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco, liberare gli schiavi che si sentono liberi. Liberiamo gli schiavi che si sentono liberi.